All'insegna dell'emozione e dell'eleganza si è aperta la 64esima edizione del Taormina Film Fest. L'attesa premiere di scena sabato sera al Teatro Vittorio Emanuele di Messina ha segnato il debutto dell'organizzazione Videobank, società guidata dal general manager Lino Chiecchio e dall'amministratore unico Maria Guardia Pappalardo. Il festival è promosso dalla Fondazione Taormina Arte con il contributo dell'assessorato regionale al turismo. A condurre la serata i direttori artistici Silvia Bizio e Gianvito Casadonte. Presentata ufficialmente anche la giuria tutta al femminile, composta da Marta De Laurentiis, Maria Grazia Cucinotta, Donatella Palermo, Eleonora Granata e Adriana Chiesa. Particolarmente suggestivo il momento dedicato al ricordo del regista e produttore Carlo Vanzina, recentemente scomparso, ricordato sul palco del Vittorio Emanuele dagli attori Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Ieri, nella prima giornata taorminese del festival, al Palazzo dei Congressi, sono state inaugurate anche due mostre fotografiche, Woman Actress di Adolfo Franzò e Scatto Mentale di Elisabetta Pandolfino. Questa mattina protagonista del festival, il regista e produttore Terry Gilliam, che ha inaugurato lo spazio in conversazione con Silvia Bizio.